Non vi è stata alcuna trattativa, come peraltro conferma il contenuto della relazione degli organi federali presenti in campo. L'incontro di calcio si sarebbe svolto comunque, anche in considerazione dell'esigenza di scongiurare, in caso di rinvio, i gravissimi rischi connessi al deflusso degli spettatori. Dunque non ci fu trattativa con il capo ultras Genny a Carogna, ripete il ministro dell'interno Angelino Alfano nell'informativa urgente alla Camera sugli scontri di sabato a Roma. Le forze dell'ordine, ha spiegato Alfano, si sono limitate ad accompagnare sotto la curva il capitano del Napoli, Marek Hamšík, per parlare con i tifosi che volevano essere rassicurati sulle condizioni del ragazzo ferito. Eppure quelle immagini trasmesse in diretta televisiva sembrano dire che Genny a Carogna ha avuto un ruolo fondamentale per permettere che la partita si potesse giocare. Tanto che il presidente del CONI Giovanni Malagò, che era in tribuna, oggi ha detto: chiamatela come volete, trattativa o dialogo, comunque c'è stata ed è inaccettabile. Sul fronte delle indagini, intanto, il questore di Roma ha smentito che siano state due pistole a sparare contro i tifosi napoletani. L'arma è una sola, ha detto, quella che abbiamo ritrovato e con la quale sono stati esplosi 4 colpi. A sparare, ne sono certi in questura, è stato Daniele De Santis, il vecchio capo ultras romanista, che questa mattina però al giudice che lo ha interrogato per la convalida del fermo ha ripetuto la sua innocenza. Non sono in grado di ricordare la dinamica dell'aggressione, ha detto, ma sono certo di non aver sparato. La ricostruzione delle forze dell'ordine sulla sparatoria di Viale Tor di Quinto non convince neanche i familiari di Ciro Esposito, il ragazzo ricoverato in condizioni ancora critiche all'ospedale Gemelli e per cui il GIP proprio poco fa ha convalidato l'arresto. In qualsiasi paese civile il questore di Roma avrebbe fatto un atto di civiltà, se ne sarebbe andato a casa. Per le ricostruzioni false che sono state diffuse, per le defaillance di ordine pubblico. Ringrazio l'anonimo carabiniere che, resosi conto di cosa stava succedendo, ha provveduto a chiamare una ambulanza. Dopo quella che dovrà chiarire la dinamica della sparatoria fuori dallo stadio, la Procura di Roma ha aperto un secondo fascicolo. Non c'è ancora un'ipotesi di reato, ma l'oggetto è proprio la presunta trattativa tra uomini delle forze dell'ordine e tifosi, quella che con ironia sul web era stata ribattezzata la trattativa Stadio Mafia.